La drastica riduzione delle giornate di pesca a circa 130 l'anno mette a rischio il futuro della flotta a strascico pugliese, il segmento più importante per occupazione e produzione ittica, dopo che le marinerie hanno già perso un fatturato da 30 milioni di euro a causa dell'emergenza Covid. È quanto denuncia Coldiretti Impresa Pesca a seguito della pubblicazione del decreto della Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, che impone un nuovo taglio all'attività di pesca nei mari italiani, colpendo un settore che ha già pagato un conto salato all'emergenza Covid per effetto di produzione invenduta, crollo dei prezzi e chiusura dei ristoranti, assieme alle forniture di pesce sulle tavole, aprendo un varco sempre più ampio alle importazioni dall'estero. La situazione è grave anche nella marineria di Manfredonia per il crollo della domanda sui mercati italiani ed esteri a causa del Covid, con l'azzeramento degli ordini per la chiusura 7 giorni su 7 dei ristoranti. L'effetto della pandemia è stato il crollo delle vendite del pesce fresco a favore del prodotto surgelato, mentre 8 pesci su 10 consumati sono stranieri, spesso senza che i consumatori lo sappiano.